Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's Golo.com. My sleep is way better. My the inflammation has gone way down Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore in onda su Parole di vita. Il messaggio di questa mattina lo possiamo leggere in Luca capitolo 15 verso 12. Dammi la parte dei beni che mi spetta. Leggiamolo insieme. Il più giovane di loro disse al padre, Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Questa richiesta raffigura la richiesta di chi si allontana da Dio e può succedere a tutti, a me, a te. In questo contesto troviamo il più giovane e dà l'impressione, come tanti genitori, che vedono i figli che si allontanano da Dio o lontani da Dio. E preghiamo per loro, lo facciamo anche noi, grazie, Signore, che lo possiamo fare. Però nel nostro cammino non succede solo ai giovani, succede anche ai meno giovani. Sai, tu puoi avere la mia età, 80 anni, può succedere anche a te. Sì, sì. Dice, al, al giovane è successo, all'altro no. Ma l'altro lo vogliamo lasciare questa mattina perché l'altro era peggio del giovane, sembrava che era stato in casa, però era un disubbidiente di prima classe. Quando il fratello tornò, non solo odiava il fratello, non ubbidiva neppure al padre e restò fuori e non partecipò alla festa. Qualche volta forse hai pensato, quello giovane se n'è andato ed è perduto, quello che restò in casa è salvato, è proprio un'immagine che vediamo nelle chiese. Spesse volte quelli che vanno in chiesa da tanti anni, se sono diventati formali, sono peggio di quelli che arrivano oggi. Alla fine, per mettere insieme le cose di questa bella parabola, il giovane si salvò. E quello che era stato in casa, restò fuori e non partecipò alla festa. Cioè, se parliamo dei beni celesti, non partecipò, non fu salvato. Signore, aiutaci. Questa richiesta raffigura la richiesta di chi si allontana da Dio. Qui dice il giovane, ma succede anche ai meno giovani. Ho sognato qualcosa questa mattina intorno alle quattro e mezza fino alle 5 e 53. Un sogno che ti voglio spiegare, <ride> Signore, aiutaci! Ho sognato che ero un impegnato nelle cose del Signore. Però tramite ami le amicizie che avevo cercavo un lavoro. Mi sono ritrovato in certi ambienti che avevo conosciuto da giovane e allora cercavo il lavoro. Dato che ho fatto un po' tanti mestieri, mi si presentavano molte occasioni. Ho trovato un bar da poter fare il cameriere, perché l'avevo fatto. E beh, un buon lavoro. L'amico proprietario mi offriva questo lavoro. Poi ho pensato: beh, ma io ho l'impegno di portare avanti la voce del pastore nel sogno. E così ho lasciato quello del cameriere e mi sono spostato e ho incontrato un altro amico. Quest'altro amico mi ha detto: "Sì, puoi lavorare qui da noi. Noi siamo bibitai. Tu hai fatto il camionista. Sai com'è caricare, scaricare, puoi venire. E io ho detto sì, nel sogno, è buono questo lavoro. Io ho già fatto il camionista, perciò è adatto per me, però nel sottofondo della mia mente c'era, ma tu hai l'impegno del pastore, della voce del pastore, alle 10.30 devi essere lì, la sera alle 19.30 fino verso le 10 devi essere lì. Va bene, pensavo io, adesso prendo questa occasione che mi viene data di fare il camionista e quello lo farò. Allora pensa per un attimo. Nel sogno avevo deciso di dare una mano al cameriere nel bar per fare il cameriere. A poca distanza avevo deciso di fare il camionista e quando mi sfiorava nella mente che c'ho l'impegno davanti al Signore di portare avanti la voce del pastore un impegno sacro, io nel sogno pensavo farò anche quello, allora mi sono impegnato come cameriere e come camionista e così pensavo ho anche la voce del pastore da portare avanti. Però per serietà avevo preso impegno sia con il padrone del bar e sia con il padrone del camion. Signore aiutaci. Pensavo che avevo la voce del pastore, ma dicevo, posso farlo. Tutto a un tratto alle 5.53 mi sono svegliato. Alle 5.53 è tardi. Perché tra me e il Signore c'è un patto. Il Signore mi ha detto tempo fa che per ricevere l'olio dello Spirito Santo, non nella preghiera normale, perché quando preghiamo normalmente, preghiamo per coloro che ascoltano parole di vita, per i figli, intercediamo per chi fa richieste di preghiera, scacciamo demoni, scacciamo tutte queste cose. Però la preghiera in lingue, il Signore mi ha ordinato che è l'unica preghiera che devo fare un'ora perché lì scende l'olio dello spirito santo nella mia vita di quel rapporto intimo con dio e anche non solo in lingue ma se parlando in lingue nella lingua dello spirito nella mente viene qualche cosa da intercedere e così via parlando in lingue con la mente faccio anche quello perché nel cielo non si parla con la bocca si parla con il pensiero e perciò restando nella presenza di Dio lui risponde pure ma normalmente io ho stabilito fra me e il Signore che il più tardi che devo cominciare è alle sei il minimo è un impegno mio perché questo è un impegno sacro, come ho detto prima, quando Gesù dice dove sono due o tre, io sono in mezzo a voi, noi dobbiamo tener conto che quello spazio di tempo, come questo che siamo insieme, è dedicato al Signore, è un tempo consacrato, sorella mia, è un tempo consacrato, noi dobbiamo essere seri con Dio. E allora io tra me e il Signore ho deciso che tutte le mattine, prima delle sei, pure un minuto prima, devo essere lì per pregare in lingue. Ma dato che erano le 5.53 e mi sono appena svegliato con un turbamento così forte nel cuore che quasi stavo male, ho detto fatto tardi. Così mi sono alzato, mi sono dato da fare e alle 5.58 mi sono buttato sul divano in ginocchio e ho messo la mia testa fra le mie mani per pregare il Signore. Ma dentro avevo un turbamento. Ho detto Signore, con questo turbamento che ho nella mia mente, e ora che devo parlare in lingue, questa mattina ho fatto tardi perché come faccio in tempo a preparare il messaggio? Questo turbamento mi turbava. Signore aiutaci. Mi sono svegliato, stavo male perché avevo occupato tutti gli spazi durante il sogno. A una parte facevo il cameriere, a un'altra parte facevo il camionista e poi avevo così stabilito che quando mi sono svegliato ho preso coscienza che non avevo riservato lo spazio per la voce del pastore. Ho detto prima che qui il messaggio è al giovane, leggiamo il verso 12 per cortesia. Il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta. Ma io che cosa ho fatto nel sogno? Ho detto, dammi la parte del tempo che io ho, perché adesso faccio il cameriere, faccio il camionista e farò anche la voce del pastore nel sogno. La nostra vita è come un sogno. Ma quando mi sono svegliato ero addolorato per il fatto che avevo deciso di fare tutto, ma avevo trascurato proprio quello che il Signore mi aveva dato da fare. E allora ho fatto come il giovane a 80 anni nel sogno. Ho fatto proprio come il giovane, mi prendo il tempo per fare le cose che devo fare io e le tue li farò. Ma quando mi sono svegliato, non lo potevo fare più, oltre ad essere tardi, perché erano le 5:53 e io alle 6 dovevo pregare in lingue e mi dovevo preparare il, il messaggio ma il tempo lo avevo occupato per altre cose, Signore aiutaci. Leggiamo questa storia che la conosciamo dal verso 12 al verso 16. Tutti la sappiamo questa storia, ma questo giorno la possiamo leggere ancora, perché se la sappiamo allora ci parla ancora. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi parte dei beni che mi spetta. Dopo non molti giorni, quando mi sono svegliato, il figlio più giovane, ma sta, stamattina il figlio più vecchio sono io, messa insieme ogni cosa, sprecò tutto. Quello che Dio e il Padre gli aveva dato, proprio come ho fatto io stanotte, stamattina nel sogno, ho occupato tutto lo spazio per fare il cameriere, per fare il camionista e cercare anche altre cose possibili. Anche se mi sfiorava nella mente che avevo l'impegno della voce del Pastore, dicevo nel sogno: Lo farò. Leggiamo fino al verso 16: Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò, tutti, vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Che cosa avevo fatto io? Nel sogno. Avevo messo a fuoco a fare tutte le altre cose fuorché quello che il Signore voleva che io dovevo fare, quando mi sfiorava nella mente, nel sogno, pensavo nel sogno. Farò anche quello, ma quando mi sono svegliato mi sono accorto che avevo impegnato tutto il mio tempo e non avevo, mi ero preso tutto, ma non avevo lasciato lo spazio per fare quello che Dio mi aveva ordinato. Giovane o anziano che tu sia, Alzati, questo è il messaggio per te. Il tempo stringe e non devi rimandare. Attraverso tutte le occasioni hai lasciato fuori Dio dalla tua vita, proprio come nel sogno che ho fatto io. Tu puoi essere giovane o anziano, ricco o povero. Non pensare solo che queste cose succedono ai giovani, succedono a noi esseri umani che piano piano ci allontaniamo da Dio. Attraverso tutte le occasioni hai lasciato fuori Dio dalla tua vita e stai male. Ti viene in mente di voler ritornare. Ma stai ancora lì, proprio come nel sogno mio. Mi veniva in mente che avevo l'impegno di portare avanti la voce del pastore, ma intanto cercavo il padrone del bar per fare il cameriere, il padrone del camion per fare l'autista. E poi volevo cercare anche qualche altra cosa. Col pensiero pensavo devo fare la voce del pastore, perché quella è importante, ma con i fatti mi dedicavo ad altre cose. Signore aiutami. Però quando mi sono svegliato, quando mi stavo svegliando e mi sono svegliato, stavo così male, così male, così male, perché mi trovavo combattuto tra l'impegno che avevo preso con quei signori che mi avevano offerto il lavoro e l'impegno che avevo con Dio. Non volevo venir meno né da una parte né dall'altra. Mi sono svegliato o stavo male? Anche a te ti viene in mente spesso che il Signore ti ha chiamato. Ti viene in mente spesso che tu hai una chiamata speciale. Ti viene in mente spesso che tu sei nel porcile. Ma ci continui a restare come restavo io nel sogno. Lo sai stai male. Sai pure col padre si sta meglio proprio come leggiamo nel verso 17 leggiamo il verso 17 nel verso 17 del capitolo 12 allora rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame Hai la lucidità del giovane. Stai male. Mm, signore, aiutaci. Giovane o anziano che tu sia, Satana ti ha ingannato, come è successo a me nel sogno. Ed ora stai male. Così stava il figlio prodigo. Così stavo male io quando mi sono svegliato. Signore, svegliaci questa mattina. Sei afflitto, sei addolorato, sei abbattuto. Gesù dice in Matteo 5:4 che se è così, leggiamolo insieme. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Sei afflitto, sei fallito, sei disperato. Beato te perché il Signore ti apre la porta. Io pure io nel sogno, ero disperato. Cosa ho fatto? Nel verso 3 continua dello stesso capitolo, dice così: leggiamolo. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Senza il Padre stai vivendo nella miseria spirituale. Nel verso 17, questo figlio prodigo stava vivendo nella miseria spirituale, di questo parliamo. Senza il padre stai vivendo nella miseria spirituale. Il verso, 10, il verso 17 dice proprio questo. Rileggiamolo, così comprendiamo. Allora, si svegliò per così dire, rientrò in se stesso e disse, quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame, Signore aiutaci. Senza il Padre stai vivendo così, sei affamato, vuoi fare il bene? e fai il male, sei affamato di giustizia. Fai proprio come dice in Romani 7:15, che in qualche modo te ne vuoi uscire fuori, come facevo io nel sogno. Pensavo che avevo la voce del pastore da portare avanti, ma intanto mi impegnavo per cercare altre cose e passava il tempo nel sogno facevo quello che non avrei voluto fare leggiamo in romani 7:15 in pratica succede così quando ci allontaniamo da dio vogliamo rattoppare con qualche cosa che riusciamo a fare noi poiché ciò che faccio io non lo capisco Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio, proprio come facevo io. Nel pensiero c'era che avevo l'impegno per la voce del pastore, ma facevo quello che ero intento a fare. Era più forte di me cercare da fare il cameriere cercare da fare camionista, cercare da fare un'altra cosa. Vuoi fare le cose giuste ma fai le, le ingiuste, la giustizia che pratichi, non quella che Cristo ti vuole dare, la sua, cerchi di stabilire la tua propria giustizia per cercare di rattoppare qualche buona opera, qualche cosa che in qualche modo Dio possa eh, vederti di buon occhio. Così dice anche in Romani 10.3 che noi facciamo così delle volte nella nostra vita, cerchiamo un rattoppo, leggiamolo questo verso, dice perché ignorando la giustizia di Dio cerchiamo di stabilire la nostra propria. E non, non possiamo e non ci sottomettiamo alla giustizia di Dio, Signore, aiutaci. E allora sei affamato di giustizia, ma non ci riesci. Gesù nel capitolo 5, verso 6 di Matteo dice: beati gli affamati di giustizia. Felice. Felici sono quelli che sono affamati e assetati di giustizia perché saranno saziati. E così si continua a vivere come il giovane nel verso 17. Leggiamolo un'altra volta. 12, 17. Oh. No, Luca 15 17 chiedo scusa alla regia. Allora rientrato in sé disse quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e qui io mi muoio di fame. Proprio questo fece e fa di te un candidato per ricevere la salvezza. È proprio così. E lo Spirito Santo ci prepara per rispondere e così quando leggiamo in Apocalisse 3,19 Gesù ci parla. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii sì, dunque zelante e ravvediti, così comprendi che Dio ti ama. È proprio il momento che bussa alla tua porta. Signore, aiutaci questa mattina. Proprio quando stavo male, io, dopo il sogno, e sembrava che fosse tardo, mi sono svegliato, che avevo fatto tardi, ma non era tardi. Quando sono andato a lui, con tutto il cuore, perché mi sentivo male di aver fatto, mi era restato impresso il sogno. E mi sembrava che era tardi poi per preparare il messaggio e restare nella Sua presenza per parlare in lingue. Stamattina sicuramente non ce la faccio. Quando ho messo la mia, ma, le mie, ma, la mia testa fra le mani e ho cominciato a cercare il Signore, dalle 5:58 ho fatto due minuti prima, giusto in tempo. Ho detto Signore, adesso io mi metto a parlare in lingue, però io ho il messaggio da preparare, come faccio? Perché sembrava che avevo fatto tardi. Il Signore mi ha detto, questo è il messaggio di questa mattina. Ora il messaggio che ha dato a me, io lo cedo a te. Questo è il messaggio che il Signore ti dà questa mattina. Non è tardi, fai ancora in tempo. Sorella, non è tardi. Non fare come mi è successo a me, che stavo rammaricato, stavo dispiaciuto, perché prima di tutto avevo occupato tutto il tempo e non avevo lasciato tempo per il signore avevo preso altri impegni e avevo lasciato quando mi sono svegliato sembrava che era tardi ma il signore mi ha consolato dicendomi questo è il messaggio continua ad avere comunione con me ora dice a te questo è il messaggio per te signore aiutaci lui mi ha detto questo è il messaggio Leggiamo nel verso 20, leggiamo il verso 19 e 20 dell'Apocalisse. Questo è il messaggio per te. Tutti quelli che amo, io li riprendo. Il Signore ci sta riprendendo in questo momento e ci corregge. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco. Questo è il modo che Gesù bussa alla tua porta questa mattina. Questo è il modo che Gesù bussa la porta dei cuori che hanno preso coscienza. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da Lui e cenerò con Lui ed egli meco. Non è tardi. Non è tardi sorella, non è tardi fratello, mentre la parola di Dio è fresca nel tuo cuore. Isaia dice così, in Isaia capitolo 55 verso 6 dice così, non è tardi, cerca il Signore mentre lo si può trovare, invocalo, mentre è vicino, mentre senti che ti sta parlando, non è tardi, fai in tempo ancora, mentre la parola è fresca, mentre lo Spirito Santo parla al tuo cuore, ricevi la salvezza ora per gustare le benedizioni celesti. Eterne. Il verso 7 dice: Lascia il porcile. Fai ancora in tempo. Lasci l'empio la, la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di ti perdonare. Lascia il porcile, ricevi il perdono completo, alzati, non è tardi mi sono alzato tutto rammaricato sconfortato di avere occupato tutto il tempo ma quando ho messo la mia, la mia testa fra le mani ho detto Signore hai è tardi come faccio per preparare il messaggio il Signore mi ha consolato dicendo questo è il messaggio che tu devi dare perché per dire a te che non è tardi fai ancora in tempo di ricevere le benedizioni celesti. Oggi prima lo ha detto a me, ora lo dice a te, mi sono alzato, mi sono inginocchiato, ho guardato l'orologio ed erano le 5.58. Il Signore vuole che cominci la vera festa. Ero così amareggiato che avevo occupato tutti gli spazi. Della mia vita e avevo lasciato fuori Dio, ma in due minuti, quando mi sono inginocchiato e ho messo la testa fra le mie mani, il Signore mi ha detto: Questo è il messaggio che devi portare. Ho ringraziato Dio ed ho pianto di gioia. Alleluia. Ho pianto davanti al Signore perché dalla malitudine che avevo dentro di me, Egli immediatamente quando io mi preoccupavo che adesso dove prendo lo spazio di tempo per mantenere ciò che ho stabilito insieme con te di pregare un'ora in lingua nella tua presenza e poi non ho il tempo ho fatto tardi, il Signore mi ha detto, non è tardi perché questo è il messaggio. Passa questo messaggio a chi sta ascoltando dicendogli che non è tardi di ricevere Cristo nella tua vita, questo è il momento giusto. In un batter d'occhio mi ha cambiato tutto. Nel verso 17, leggiamolo insieme, questa figura è bellissima. Allora rientrato in sé disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi muoio di fame. Lacrime erano così tante che non riuscivo a leggere fino a vedere com'era finita questa storia. Non è tardi, sorella. Non è tardi, fratello. È il momento giusto, forse all'ultimo minuto, non sappiamo. Non è tardi. Questo è il momento giusto. Il Signore sta bussando al tuo cuore e ti dice: esci dal porcile perché non è tardi, fai ancora in tempo. Leggiamo fino al verso 23. Tutto è cambiato in un batter d'occhio. Allora rientrò in sé e disse, Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui mi voglio di fame. Guardiamo al 18, io mi alzerò, alzati sorella, alzati fratello e andrò da mio padre. Alzati, vai a Dio con tutto il cuore, e gli dirò padre. Ho peccato contro il cielo e contro di te. Sì, questo è il momento che ti devi alzare. Non è tardi, in due minuti ha cambiato tutto nella mia vita. Mentre stavo disperato, come faccio a preparare il messaggio? Ho preso impegni ed è tardi. Ma il Signore mi ha detto, alzati, che fai ancora in tempo. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò. La parola che il Signore mi dà questa mattina per te è quella che ha dato a me alle 5.53. Così come ero pieno di rancore, pieno di dispiacere di aver occupato tutti gli spazi e aver abusato di occupare lo spazio che dovevo dedicare al Signore questa voce mi diceva alzati alzati mi sono alzato e dopodiché ha consolato il mio cuore alzati sorella alzati fratello vai al Signore che egli ha pietà di te egli ha pietà di te fratello Egli ti vuole far rivivere la gioia delle benedizioni celesti. Continuiamo a leggere perché questo tracciato è il tracciato che ti porta nelle braccia di Dio questa mattina. Gloria sia resa al Signore. Leggiamolo insieme. Egli dunque si alzò. Alzati sorella, alzati fratello, torna al Signore. Ma mentre egli era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione corse gli si gettò al collo e lo baciò il figlio disse padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato tuo figlio Il verso 22 dice, ma il Padre, questo è l'amore di Dio, gloria sia resa al Signore. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo onigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Padre ti ripete questo, io ho dato mio figlio per te, ma il Padre disse ai suoi servi, Ammazzate il vitello. E Dio ha ammazzato il suo figlio, ha fatto diventare peccato per te, per portare liberazione a te in questo giorno. Leggiamolo insieme, gloria sia resa a te. Signore, grazie, grazie, grazie. Rileggiamo questo verso per cortesia. Ma il Padre disse ai suoi servi presto, Portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Oggi Signore fa festa con te, fai ancora in tempo. Alzati, vai a lui. Signore Dio non ha ammazzato il vitello, ha permesso che fosse stato dato il suo figlio come l'agnello perfetto e con il tuo sangue ti lava in questo momento, ti purifica e cominci a godere i beni spirituali, i beni celesti, la vita di Dio che si trasferisce nella tua vita mentre il suo sangue ti purifica, mentre il suo sangue ti lava. Alleluia. Lo vogliamo ringraziare insieme, di insieme con me. Signore grazie, perché hai usato misericordia in verso di me ancora oggi. Mi sono alzato e ti ringrazio che mi hai dato la forza di innalzare il mio cuore verso di te. Ti ringrazio perché tu avevi riservato per me oggi un regalo speciale. Ti voglio ringraziare per la salvezza. Ti voglio ringraziare Signore perché mentre mi sono alzato mi hai accolto così com'ero. Non mi hai dato neppure il tempo di dire tutti gli errori che ho fatto. Ti ringrazio perché la tua salvezza è penetrata nel mio cuore e io ti voglio ringraziare. Grazie per la tua salvezza. Grazie per la salvezza che tu hai riversato in questo giorno nel mio cuore. Ti voglio ringraziare. Per questa immensa salvezza in questo oceano di grazia che tu hai riversato dentro di me. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.